Poi sai, io sono dell'idea che il cervello è un muscolo, adopralo. Coltivare sempre, anche nei momenti più bui, la nobile arte del cazzeggio. Però la crisi è sempre stata il mantra della mia vita. Io sono un anarchico liberale. Mi piace, sto nel posto giusto. Allora. Hai visto che ciak che abbiamo noi? E il ciak con le Fantastico. mani. Senti, pianifichiamo subito sta chiacchierata. La facciamo democristiana o ci mettiamo pure un po' di politicamente scorretto? Sai, Qualche spigolo tiriamo fuori? io sono un anarchico liberale. Mi piace, sto nel posto giusto. Allora. Sono dalla parte pacifista. Dell'anarchico liberale, va Sì, bene. perché si viene dal ceppo etrusco, capito? Perfetto. E loro pensavano che la vita terrena fosse un godimento, Sì. per cui pace, amore e benessere, come dicevano gli hippie degli anni 70, e forse l'avevano imparata lì, E capito? quindi noi ragazzi, sta chiacchierata non la facciamo democristiana. Se ci sta qualche sbarbatello che dice che vuol dire democristiana, hai due opzioni. Lo chiedi a mamma e papà. Se mamma e papà non lo sanno, chiedilo a nonno o a nonna, che loro sicuro lo sanno. Nel caso che non lo sa nessuno, vai su Google, ok? No, noi siamo in pace con il mondo, ovviamente. Esattamente. Detto questo, Dario Cecchini, tu lo sai Siamo in queste? pace con il mondo se il mondo ci lascia in Ci lascia in pace. pace, sono d'accordo, mi piace. Dario Cecchini, ragazzi, molte volte io questi, diciamo, format dove mi dilungo in chiacchiere con bei personaggi, li inizio citando Manzoni. Tu citi spesso Dante, no? È vero. Ok, io cito Manzoni e cito quel pezzo in cui Don Abbondio stava con il suo libricino e dice Carneade, chi era costui? Però ragazzi, in questo caso, se non conoscete Dario Cecchini, vi devo tirare le orecchie. Però magari ci sta qualcuno che te conosce, allora come te presentiamo? Macellaio a Panzano in Chianti da Ok, 8 generazioni. questa è la presentazione tua. La presentazione mia è che questo signore è come Maradona. Stai a capire, come seguimi, come Michael Jordan, stai a seguire, e come un certo Obama. Dice, che c'ha in comune questo con Obama, Maradona e Michael Jackson? No, sì, Michael Jordan. Dice, che c'ha in comune? Che Netflix ha fatto una serie dedicata. Io pensavo Cioè, fosse l'anno di nascita, no, qualche no, no, cosa. no, sei stato attenzionato da È Netflix. vero, Quindi, è vero. amici cari, che date 9 euro, 10 euro, quello che date a Netflix, ci sta anche Dario in una puntata Chef Table. È vero. Tanta roba, no? L'unica puntata, fra l'altro, che hanno fatto a un macellaio. Ciao ragazzi, scusate, breve interruzione per dirvi che questo video è sponsorizzato da Grill Roast, che è questo meraviglioso dispositivo di cottura che sto usando. È un dispositivo di cottura super performante che costa meno dell'iPhone che avete in mano. Se lo volete ragazzi nel vostro giardino o nel vostro ristorante, magari avete un agriturismo e volete fare degli eventi all'aperto, contattate grillroast.com. Dispositivo di cottura solido, valido, divertente, permette di grigliare davvero tutto. Noi stiamo grigliando carne e verdura, ma potreste metterci anche il pesce. Per informazioni vi lascio il link in descrizione oppure andate su grillroast.com. Ciao ragazzi, adesso torniamo alla nostra super intervista a Dario Cecchini. Ciao! Dario Cecchini ha scritto la storia della macelleria in Italia. Oh, a presentazioni. Diciamo che io ho cercato di dare una mano a questo lavoro, che io considero un lavoro nobile, un lavoro importante perché è l'anello più delicato della catena alimentare e chiariamo subito, uccidiamo animali. Secco, tac, e qui non siamo per niente democristiani. No, 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 qui andiamo proprio Uccidiamo diretti. animali, cioè essere carnivori vuol dire mangiare animali uccisi. E questo non fa una piega. Allora Dario, se tu, diciamo, tu studente, tu esperto di marketing, tu curioso, giri il mondo, giri le università, ti fai corsi di formazione, capita sempre quel modulo didattico dove ti dicono da una crisi un'opportunità, da una Crisis. crisi un'opportunità. È E tu vero. sei la metafora vivente di come da una crisi è nata una grandissima opportunità. Mi riferisco al fenomeno della mucca pazza. Anche qui, È vero. grande apertura di parentesi, se non sapete cos'è la mucca pazza, se quel periodo storico, diciamo, eravate troppo piccoli, sappiate che è stato un periodo in cui la macelleria italiana ha faticato perché venne
la faccio in soldoni, la riassumo, venne vietata la vendita del lombo. C'era una malattia. C'era una malattia. C'era in tutta Europa? In tutto il mondo? Com'era, mi ricordo? La malattia è stata in tutto il mondo, poi tutto il mondo l'ha affrontata in maniera diversa. In Italia, molto severi. Ma più che altro in Italia a un certo punto era così alta la ma insomma, ultimamente, quando è arrivato il Covid, la pandemia, il primo periodo si sembrava la peste del mondo. Esatto. E come le gestisci le cose? Non sembrava più che fosse venuta dalla Cina, ma che era venuta dalla Cina, sì, ma che il problema era in Italia. In Italia. Eravamo sotto i riflettori, cioè è come gestisci le cose. Però, Michele, scusa se mi dilungo, vai. La parola crisi è sempre stata il mantra della mia vita. Da difficoltà, opportunità, come in greco antico. E io non solo l'ho avuto come linea guida, come strada da percorrere, ma cerco di spiegarlo tutti i giorni anche alle mie ragazze, ai miei ragazzi, ai miei assistenti che mi aiutano in macelleria, per capire come vedere oltre. Esatto, e questo mi piace. 2000 vietano la vendita della bistecca, sì, che per un macellaio significa 2001, 31 di gennaio. Chiudi e lascia perdere. 31 di marzo. Okay. Sì. Tu, creativo, sì, ti inventi il funerale della Fiorentina, esatto, finisci su tutte le pagine dei giornali, però la metafora è non tanto ripercorrere quello che hai fatto, la metafora è da crisi opportunità. Sì. Cioè da crisi colpo di reni, cambio pagina e torno a scrivere. Non solo, Michele. Per metterci anche un pizzico e più di un pizzico di toscanità, coltivare sempre, anche nei momenti più bui, la nobile arte del cazzeggio. Bravo, ottimo. Perché noi siamo tutti figli di Dante, ma anche figli di amici miei. Benissimo. Capito? La nobile arte del cazzeggio, cioè la vita deve essere presa sul serio, perché è una cosa seria, cioè da quadrare i conti, da pensare alla salute, ma non da diventare più ricchi del cimitero per forza, da prendere la vita un po' più leggera e godersi il momento. Infatti, su tutte le magliette che vedi in macelleria c'è scritto Carne Diem. Carne Diem, mi piace. È il giorno della carne, il momento della carne. Mi piace. Comunque, no, questo esatto. Oggi, anche per responsabilità di chi magari occupa i ruoli nei media, nei giornali generalisti, ma sui social, la parola crisi fa vende. E io da quando ho memoria, da adulto, non so, io mi viene in mente l'11 settembre, che era il 2001, no? Era crisi, 2001. Poi il 2009, Lehman Brothers che crolla, crisi, sì, poi quelli che scappano con le scarpe, poi Covid, crisi, poi guerra in Ucraina, crisi. Se stai a seguire il mainstreaming, i giornali, c'è sempre crisi, uno vive depresso. Sì. E tu sei l'antidoto, però, cioè l'antidoto è l'esempio, E tu sai che comunque tutti dicono e ci riconoscono che nella genetica italiana, bravo, c'è la miglior reazione alla crisi. Bravo. Già durante la pandemia gli analisti internazionali, non so chi li aveva nominati, ma dicevano l'Italia sarà quella che si riprende per prima perché hanno più spirito di crisi. Allora, se noi abbiamo più spirito di crisi, va bene a chi c'è chi ne ha passato. Esatto. 964 abitanti. Mo ti faccio sto paragone che secondo me non ha mai fatto nessuno. Ho avuto la fortuna di intervistare tanti anni fa Piero Angela. Gli feci una domanda: che c'hanno gli italiani? Questo è un Piero, è una cultura, una roba allucinante, ragazzi. La Bibbia. Una roba, lui era un personaggio, tanta roba. Allora la domanda dice: Angela, che merito dà agli italiani? E lui disse all'italiano: gli dai un fil di ferro e ti cambia il mondo. Capito? Quella creatività. Quindi io sento le stesse vibrazioni, sento. Sì, sì. Sento le stesse vibrazioni. Ma poi sai, io sono dell'idea che il cervello è un muscolo, adopralo. Almeno lo mantiene efficiente. Il cervello è un muscolo, ma in questo caso usalo, utilizzalo, ma a volte mangiatelo. Ok? Ci sta pure, sì, no? Chiaro, che te lo devi mangiare. Buonissimo. E qui veniamo a un tuo grande, diciamo, missione nel mondo della, sì, macelleria e della gastronomia. Tu non c'è intervista in cui vieni interpellato, situazione in cui vieni chiamato in causa, in cui dici: ragazzi, la bistecca è buona, ma l'animale nella sua interezza non ha solo la bistecca. Io, diciamo,
ricevo e accolgo con estremo favore questa tua mission, sui miei canali la ribatto in continuazione, ma a te chiedo, tu su Netflix lo dici, io la prima bistecca l'ho mangiata a 18 anni perché noi mangiavamo gli scarti del cliente, per quale motivo secondo te oggi nel 2022 si fa fatica a spingere tutto il resto dell'animale che mi diventa hamburger? Allora, mi diventa tutto, tu ce l'hai l'hamburger? Ci sa anche l'hamburger, ci sa l'hamburger, dimmi un po'. Il camioncino dei panini, il cecchini panini truck, ci sa il Dario Dog, cioè il Wurstel, o come tu lo vuoi chiamare, di manzo, ci sa la pancia in porchetta per fare il panino, che è buonissimo. Senti le cose che dici. Ma io credo che sia più che altro un problema culturale. Veniamo da generazioni che non si potevano, non tutti, o meglio una piccola parte si poteva permettere i cosiddetti tagli nobili. Negli anni 50-60 i ricchi mangiavano filetti e bistecche e il popolo mangiava l'esso. Che era la maggior parte, no? Negli brasato, anni 50. Bollito, umido, macinato. Dove si è persa la catena, secondo te? In quali decenni? A un certo Quando? Punto è arrivato un po' più di benessere, miracolo economico, la possibilità che non lavorava più solo il marito ma anche la moglie, c'era meno tempo per cucinare, allora la fettina. Gli anni 70 sono stati gli anni della fettina, c'erano un po' più di soldi, per cui voglio uscire dal bisogno che avevo prima e mi godo un po' più la carne importante, no? Poi a un certo punto tutto è stato focalizzato sulla bistecca perché era ancora di più il taglio nobile, per cui il resto è noia. Cioè era diventato, che ne so, negli anni 2000 il cellulare era uno status symbol, negli anni 80 mangiare la bistecca era uno status symbol. Se mangiavi il resto eri uno sfigato? Se mangiavi il resto eri meno. Meno. Era un discorso di mettere un più o di mettere un meno. E tu da macellaio non te ce rodeva un po' il chiccherone che c'era standazzo? Ma sai, io a un certo punto ero così sfinito a spiegare alle persone, ai clienti che venivano in macelleria che bisognava mantenere una tradizione, che tutto è buono se cucinato bene, che l'eccellenza non è nel taglio ma è nella capacità di tirargli fuori il meglio, no? E come abbiamo il vino, è come avere un'ottima uva e farlo diventare vino, ci vuole la capacità di farlo diventare vino, non solamente da allevare bene un animale ma di dargli una morte onesta e usare tutto bene la nasa alla coda. Mi ricordavo la nonna che non c'era più, che era quella che ci aveva allevato io e la mia sorellina Marina, perché babbo e la mamma lavoravano. Mi ricordavo la nonna e che ci faceva stufati splendidi, che usavamo la testa, le zampe, le code, eravamo convinti da piccini che gli animali che entravano in macelleria erano animali fantastici, io e la mia sorella, che avevano 4 teste, 20 zampe, 5 code, perché si mangiava quelle e basta, capito? Sì, l'ho mangiata, come ho detto anche a Netflix a 18 anni la prima bistecca, è stato un godimento puro. Era la prima volta con la carne, Michele. Come hai fatto? Capito? Il primo morso. Non indaghiamo quale carne è arrivata prima, va bene. Il primo morso era il paradiso. Però poi ho detto, ma è tutta l'educazione della nonna. Se io sono qui, gran merito è della nonna Elina che ci ha educato il palato a certi sapori e a certe pietanze. Ero talmente sfinito di spiegare tutto questo alle persone che ho aperto un ristorante, dove siamo ora, che poi non è nemmeno un ristorante, è la messa del macellaio nel senso nobile, è il tavolo del convivio, è la responsabilità dell'uccidere, il rispetto dell'animale, ma soprattutto il ringraziamento, perché non scordiamoci mai che è la morte dell'animale che nutre la nostra vita, per chi crede nell'essere carnivori responsabili, perché abbiamo incominciato dicendo, intendiamoci subito, uccidiamo animali, però è come ci arrivi, è il benessere che tu gli dai all'animale in vita, lo spazio libero, il cibo buono, la morte meno dolorosa possibile. E come tu, io spiego sempre ai miei ragazzi,
che non si devono scordare mai che ogni tendine, ogni osso, ogni muscolo che tagliano con il coltello era una parte di una vita. Ok, sì, sì. È una filosofia. Questo tu spicciola, lo nessuno... dici in continuazione, ripetita, you want. Ok. Oh. Bravo, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Senti, allora, per esempio in questo, tanta la salute, perché noi ragazzi siamo proprio apparecchiati. Questo è quello che trovate quando vengono in macelleria, sì. Giusto? Vostra intervista non la potiamo fare in macelleria perché ci sta un po' di gente, gente che va, gente che viene, che noi arriviamo, rompiamo un po' le palle. Ma lo sai perché serviamo il burro di Chianti? Beh, come benvenuto immagino, non so. Chiaramente. Chi arriva in macelleria è l'ospite, per cui prima di diventare cliente, prima di parlare di moneta per essere questo volgari, qua, pezzettino di pane... Il burro del Chianti, come il lardo di Colonnata, come tutte le cose di grasso buono, serve, se lo mangi con un buon bicchiere di vino rosso, a proteggere lo stomaco dall'acidità del vino e anche perché fa un velo intorno allo stomaco che diminuisce, rallenta l'assorbimento dell'alcol. Vabbè, e poi te bevi due bicchieri di più. Perché quando dicono il lardo di Colonnata, i cavatori di marmo, sì, che hanno inventato il lardo di Colonnata, gli piaceva il lardo di Colonnata, ma era il mezzo per arrivare al vino. Perché stavano una settimana sulle montagne a acqua, per cui poi gli ci volevi il vino. Beh, ottima trovata. Senti, allora una cosa, visto che parlavi degli animali, una cosa per esempio, giro pure io insomma il mondo, una cosa che ho apprezzato ad esempio quando sono in Spagna è l'utilizzo del termine che loro usano per macellazione, loro usano sacrificio, che è molto più figo se ci pensi. È vero. Noi con sto cazzo di macello, macella... Ma poi è molto più vero. Io vengo dalle redazioni, no? Io vengo dalle redazioni dei giornali dove macelleria sociale, non so, fa il governo, fa una manovra, macelleria sociale. Mi ci rodeva così tanto il chiccherone, ho detto, ma guarda che cazzo, cioè lì la lingua italiana mi si è inceppata. Il ceceno che Putin ha mandato in Ucraina, soprannominato il macellaio. Lì, porca miseria, la lingua italiana ci si è inceppata, sei d'accordo? Che tu vedo qua di Canti Dante, Boccaccio, compagnia cantante. Porca mignotta, là ci sei bloccato. Purtroppo ci sono un po' di puritanesimo diffuso. Porca miseria. Capito, sono più fighi. Cioè, da sto punto di vista, gli spagnoli, tanto di cappello, che usano il termine sacrificio. Sei d'accordo? E pensa che il 31 d'ottobre per il calendario toscano, che... E qualcuno crede che sia Halloween o come si dice, il 31 d'ottobre è il beato Tommaso Bellacci, protettore dei macellai. Ok. Allora, tutti i mestieri hanno un santo, noi solo un beato. Voi c'è del beato. Cioè, guarda, tu ti puoi prendere un po' San Lorenzo, che è il protettore dei grigliatori, dei cuochi, che poraccio venne arso sulla graticola, però è un accontentarsi con l'aglietto, no? Dice, come diciamo a Roma. È un consolarsi con l'aglietto per beato. Ma ci si tiene, Tocca fare ingerenza su Santa Romana Chiesa. Tocca mandare una missiva, un'ambasciata a Papa Francesco. Penso che anche i macellai se meritano un santo. Poi Papa Francesco argentino di carne se ne dovrebbe intendere. Allora, abbiamo parlato di Argentina con Papa Francesco, Spagna con questi che usano un termine figo. E il gancio per dirti, tu grazie alla tua professione, alla tua capacità, hai girato il mondo. Sì. Ma mo' me devi dire, tanto non ci sentono. La nazione dove secondo te c'è la peggior, hai trovato la peggior cultura di carne, cioè dove non ti sei trovato bene, dove hai detto qui potrebbero fare di più. Avevamo detto che era poco democristiana sta chiacchierata. No, fammi pensare. Non, la nazione dove mi sono trovato peggio per la carne, forse il Giappone. Giappone. Forse il Giappone, ma non perché i giapponesi... Non è la nazione dove mi sono trovato peggio, è la nazione dove ho trovato più distanza culturale. Culturale, certo. Allora, tutti ora parlano del Kobe, del Wagyu. Pare che c'hanno solo quello però. Poi, ma non solo. No. Per loro il Kobe è un contorno a un piatto di riso in bianco. Sono i 20-30 grammi di carne molto grassa e praticamente gli sostituisce l'olio extravergine per i toscani, il burro per i nordici, no?
e è un piatto di riso in bianco con una piccola porzione di carne. Infatti, se ne mangi come si mangiano noi in Occidente, se ne mangi come in Occidente, ti rimane. Lo sai, la mia prima esperienza con il Kobe? Ne mangiai 800 grammi per una settimana. Sono stato male. Avevo ecceduto, la gola, ho preso il sopravvento sulla razio. Voi cittadini mi chiamaste Ciacco per la dannosa colpa della gola. Sesto canto dell'inferno. Come tu vedi alla pioggia mi fiacco, ma io, anima trista, non sono sola, che tutti questi a simil pena stanno per simil colpa, e più non fe parola. Bravo. Ciacco dell'Anguillara, principe dei colori. Che esordisce dicendo voi cittadini. Io sono proprio il cittadino, cioè proprio romano che abita a Roma centro. Quando ho visto per la prima volta il Kobe, come passatemi ragazzi, un coglione, ne ho mangiati 800 grammi, stavo morendo. Per una settimana morivo, sono morto. Perché quindi sai, Giappone, distanza culturale. Sai Michele, io credo che tutti parlano di carne italiana, carne argentina. Personalmente mi trovano tanti politicamente scorretto perché io allevo nel Parco Nazionale dei Pirenei in Catalogna e lo dichiaro dappertutto, ma la verità è che in tutto il mondo c'è un piccolo gruppo d'artigiani, purtroppo pochi, e il grande blocco industriale. Per cui davanti al grande blocco industriale, io chiaramente sono dalla parte degli artigiani, non è così importante se sei in Italia o se sei in Cina. È un format. Certo. Capito? Poi ci sono variabili, ma le variabili dipendono più, com'è la natura dell'industria, dalla moneta, cioè dalla capacità di guadagnare. Se l'industria dice, ed è per quello che io lotto, io sono dalla parte degli artigiani, ma la verità, la verità è che se noi riusciamo a migliorare del 10% la vita degli animali industriali o industrializzati, abbiamo fatto un grande miracolo. Quello sarà, non è la nicchia in cima alla collina, c'è i cecchini che fa così e così. Va bene, è la mia vita, è il mio orgoglio, è la tradizione di famiglia. Ma pensiamo a tutto quello che viene consumato, è quello che bisogna cercare di spingere. E siccome la forza è nel consumatore, è il consumatore che sceglie, cerchiamo di mandare, come stiamo facendo ora, in questo giorno speciale, un bel messaggio. Questo messaggio. Andate dal vostro macellaio, guardatelo negli occhi, non guardate quello che ha nel banco, lo guardate dopo, ma guardatelo negli occhi, se ci vedete passione, cuore, e se lui apprezza di lavorare per la comunità, cioè se c'è buon cibo e buon prezzo, se non è le stelle, ma sono le stalle, ok. Perché noi lavoriamo sulle stalle, non sulle stelle, allora aiutatelo, seguitelo, dateci una mano a mantenere in tutto questo mondo così, così pieno di tanta roba, dateci una mano a mantenerci. Visto che ora c'è anche il metaverso. C'è anche metaverso. Non vedo l'ora di mangiarmi la prima bistecca nel metaverso. Anche stamani. Non vedo l'ora. Mentre venivo qua parlavano di metaverso. Che aiuterà le cose pratiche. Sono qui a aspettare a vedere come mi darà una mano il metaverso. Senti un po', ok, torniamo a bomba, là, il paese di distanza culturale maggiore, il Giappone, quello invece dove hai detto, cazzo, questi sono fighi, noi italiani dovremmo imparare un po' da questi? Sud America. Sud America? Sud America Brasile, tutto? O... Io più che altro esperienza in Brasile, ma devi sapere che in Sud America io ho un gruppo, siamo cinque, un gruppo di carniceri che cucinano, di macellai, che si chiama Los Estados Unidos de la Carne. Ok, Brasile. E c'è Jefferson che è brasiliano, Diego Suosa che è uruguascio, il peruano Renzo Garibaldi che poi non ha nessuna parentela con l'Italia, io gliel'ho domandato 10 volte, Ariel che è a Buenos Aires, la carniceria Mix, e Dario, come mi chiamano loro cecchini, Dario, okay. È come un pugno, Los Estados Unidos della carne. E quando possiamo ci troviamo in Brasile generalmente, ma anche in Perù, e speriamo di andare anche in Argentina,
a onorare il manzo. Ok, lì sono forti, insomma. Perché quello, lì sono forti. Lì sono forti, bene. Senti, allora tu ti consideri un artigiano. Comunque, ragazzi, differenza fra l'uomo serio e il cittadino. Il cittadino si sta squagliando, l'uomo serio non genera una goccia di sudore, manco se lo strizzi. Saranno 500 gradi qua, vedo che sei abituato. Allora, camiciola di lana. Bravo, vedo. Camicia, gilet di lana di calzettino. Mi sto squagliando. Senti, tu ti consideri un artigiano? Però mo, prima chiacchieravamo, prima che accendessimo la telecamera, sto artigiano, zitto, tu hai conquistato, passami il termine, dai. Sì. Hai conquistato le Bahamas. Le Bahamas. Dubai. È vero. E poi, vabbè, qui panzano in Chianti, diciamo, sì. ne sposti di gente. La ciliegina sulla torta. È Bolgheri, ma Bolgheri ne parliamo a parte. Là. C'è anche Bolgheri, un bel progetto, ma molto romantico, lo affrontiamo insieme. Allora, spiegami un attimo una cosa, tu alle Bahamas che c'hai fisicamente? Un ristorante, ma è tuo, gli hai dato il nome, le royalty, spiegami come funziona. Sono curioso. Qui, io ho messo la competenza, aspetta. E dopo aver messo la competenza ho messo la firma. Come si chiama il ristorante? Il ristorante si chiama Karna. Karna, alle Bahamas, ok. Qui ti fermo. Te che tu dici, io sono cittadino romano centro. È proprio spudorato. Ti spiego Karna. Karna era una semidea. Sì. Dell'antica Roma. Ok. E nell'antica Roma c'erano questi tempietti votivi. Sì, cioè sì. Come ora uno va da San Gennaro, sì. Faccia Grazia. Giusto. C'erano questi tempietti votivi dove i tuoi antenati. Sì. Andavano a chiedere grazie, okay. O favori o bisogni, mi è successo questo, dammi una mano, per ingraziarsi la semidea, sì. Portavano offerte di carne alla brace. Cioè, fantastica sta roba. Questa è una storia abbastanza sconosciuta. Questa la replico sul blog. Capito? Sul blog la replico sicuramente. Il ristorante si chiama il brand, perché a questo punto, visto brand, che ce n'è un paio e probabilmente ce ne sarà un altro in Asia, chissà, ma non lo dico perché... Meglio di no. Se sa mai. Un'altra pandemia. Il ristorante si chiama Karna by Dario Cecchini e ha la presunzione di sviluppare il concetto di steakhouse americana in senso più responsabile. Ok, cioè, bravo. Sono posti eleganti, tutti e due, posti costosi, non cari ma costosi, perché c'è un bel servizio, carne di qualità e selezionata, ma insieme alla bistecca e al filetto ti può arrivare il cameriere al tavolo con il carrello dei bolliti, okay. Che qualcuno non ha nemmeno mai visto, ma il come bollito, no. Oltre che il carrello, con la lingua, la guancia, la pancia e con il cameriere che te la serve in tavola. O gli spiedini di cuore. Bene, mi piace. Che sia Bahamas e Dubai, stesso format? Sì. Ah sì? Cioè tu sei arrivato, dici, secondo me si fa così, sì. Che hai messo il nome, il marchio, il brand, come? Sì. Qui ci ascolta pure un sacco di gente che studia marketing, no? Io avevo questo amico, nato, fatto diverse cose di beneficenza nella storia mia, anche il funerale della bistecca era fatto per l'ospedale Mayer di Firenze, okay, sì. Dei bambini. Abbiamo un gruppo che si chiama Bachelor for Children, dove cerchiamo di fare feste, eventi, dove facciamo feste, eventi e diamo il ricavato agli ospedali dei bambini. E l'idea qual è? L'idea è venuta a Las Vegas durante una cena di beneficenza per un ospedale dell'Alzheimer, che io trovo una malattia che pochi ne parlano, ma che io ho visto una carissima amica è un po' più grande di me, ammalarsi è una tragedia unica, e questo signore aveva fatto questo ospedale in memoria del babbo, e ho fatto due bellissimi eventi con grandi cuochi americani, e quando il responsabile della struttura ha deciso di cambiare lavoro e di andare con questa nuova ditta, con SLS, c'era da aprire un ristorante di carne nel posto più improbabile del mondo, a Bahamas, e
tutti gli proponevano i soliti noti, no? Sì. E lui gli ha detto, ma lo conoscete Dario Cecchini? Te conoscevano? No. A Las Vegas? Che no. Cazzo ne sanno quelli a Las Vegas? Dice, l'avete sempre visto lavorare? No. Volete che parlo con lui? E lì è nato. È nato, le cose nascono se tu sei pronto a riceverle. Però ricordati che la cosa che io dico sempre ai miei ragazzi è, noi abbiamo un menù fisso, se ora lo chiama menù degustazione, ma che tutti quelli che si mettono alla nostra tavola e magari si mettono per un giorno importante, per stare bene 2 ore, perché per loro è un'occasione venire qui ed è anche un viaggio, tutti quelli che si mettono alla nostra tavola possono essere il gran signore o il barbone che ha chiesto l'elemosina. Bravo, bravo, bravo. Allora, sono tutti i nostri ospiti. Bravo. Allora, metafora, parapara, la riprendo per dirti la mia esperienza. No, io pubblico una marea di roba sui social. Ogni volta che pubblichi qualcosa, non è importante quante view farà, perché se fa 10.000 view, tra quelle 10.000 view ci può essere la persona giusta, la persona adatta, e tu devi portare rispetto per ogni singolo persona che si mette là a dedicarti del tempo. Mi vedo benissimo in questa metafora. Senti, vabbè, quindi alla Bahamas, Bulgari, e Dubai e Panzano. Progetto Bulgari, qui ci vorrebbe, ragazzi, la cornicetta con i cuoricini, perché è molto romantico il progetto Bulgari. Progetto Bulgari, che è successo a Bulgari? Che dista Bulgari quanti chilometri da qui? 2 ore di macchina. 2 ore di macchina. 2 ore di macchina, che sono, sai, i chilometri che antigiani e toscani si misurano. Devi moltiplicare per 6, ogni chilometro ci metti. Poi che sposto questo un pochino più avanti. Sto squagliassi, no, bracciami ancora, ritrovi, grazie. Perché bracciami ancora? Bracciami ancora, ritrovi solo la maglietta, guarda. Vieni. Scusa se te l'ho chiesto. Non hai fatto bene, un miliardo di gradi. Bene, io faccio sempre queste figure di merda da cittadino, comunque, cresciuto tra i termosifoni. Il progetto Bulgari è un progetto di un'amicizia. È un progetto di un'amicizia grande fra me e Omar Barsacchi, che è un cuoco eccezionale, che fra l'altro è mio cliente da 20 anni, con il ristorante accanto che si chiama La Magona. È un ristorante splendido dove normalmente serve grandi vini e ottime bistecche panzanesi, tagli nobili tra virgolette, sì, nobili per i più, della macelleria Cecchini, no? Noi siamo amici e fraterni da 20 anni. A un certo punto gli ho detto, Omar, c'era l'occasione di aprire accanto, perché non facciamo qualcosa insieme? Però facciamolo mentre ora io sono solamente il tuo supporto, il tuo fornitore. Sì. Facciamo un progetto insieme su una cosa che gli altri non vedono, che non è focalizzata, il quarto anteriore di marzo. Wow. Ne è nato un menù degustazione, sempre con prezzi da comunità. Il quindi prezzo tu, più il menù più caro della macelleria e il menù dell'officina della bistecca costa 50 euro. A posto. Ma avrai oggi un menù da 15, un menù da 30, un menù da 40 tutto euro. Tutto quarto anteriore. Ecco, nel progetto di Bulgari sì, c'è solo quarto anteriore di manzo e frattaglie. 11 portate di griglia, di camado, di forno, di tartara, una più buona dell'altra. Perfetto. Il contorni, il dolce, il vino a volontà sono 50 euro anche quelli. Ok, Giacomo, questo nostro avanzamento ti ha rovinato l'inquadratura? Sì, mi sposto. Noi abbiamo rovinato l'altissima tecnologia. Allora, per quanto riguarda il progetto di Bulgari, ottimo, versatino, mi rivolgo a tutti i presidi, a tutti i dirigenti scolastici d'Italia, a tutti i professori. Ragazzi, portate i vostri allievi, i vostri studenti a Bulgari, cioè portateli pure qua a Panzano in Chianti. Il macello di Bulgari. Perché vi spiega un sacco di cose etiche. È molto figo questo che mi hai detto. Cioè, bravo, complimenti. Bulgari è il posto più VIP della Toscana. Sì, beccate questa. Ma però... L'ultimo macellaio a Bulgari ha chiuso anni fa. Porca. Ci sono i vini più famosi della Toscana e non c'è una macelleria. Bene, mi è piaciuto. Abbiamo riaperto il macello di Bulgari. Nella lingua toscana il macello vale da macelleria. Perfetto.
È un gioco di parole, non si va al macello. Ammazza come siamo intellettuali oggi. Comunque oggi hai colmato un vuoto editoriale, si direbbe, del mio settore. Bravo, mi piace. Senti, visto che hai aperto di qua, hai aperto di là, hai aperto ai Bahamas, hai aperto a Dubai, per dirmi paravà, io vengo a un argomento che è molto attuale. Allora, tu lo sai, io giro l'Italia da nord a sud, no? Sia che vado a Panarea, isoletta della Sicilia, sia che me ne vado in Val d'Aosta, il problema, come varco la soglia, cioè di un ristorante, di una macelleria. Nel tuo caso, come ho varcato la soglia, mi sono ritrovato così. Ok. Buono. Nel resto d'Italia, molto buono. Nel resto d'Italia, come varco la soglia, la prima cosa che mi chiedono è: hai un cameriere? Hai un cuoco? Hai un sous chef? Hai un lavapiatti? Hai un macellaio? Perché in questo settore pare che non si trovi più un cazzo di cameriere o un cuoco. Domanda a te, che non sei di primo pelo, insomma, ok, di cose ne hai viste. Ma perché non si trova più nessuno nel settore della ristorazione, sia che sia lavapiatti, sia lo chef, sia il cameriere, il maître, il responsabile della sala? E la stessa cosa mi si ripercuote nelle macellerie, dove i tuoi colleghi in giro per l'Italia sono disperati? Perché diceva uno prima di me, non di solo pane vive l'uomo. Io direi anche, mettiamoci anche la ciccia, ma non si può vivere né di pane né di ciccia sola. Si deve avere un'ispirazione per avere una buona strada per la vita. Questo... Ed è quello che manca, cioè il pensare che le persone che lavorano per te non sono operai, camerieri, chef o cuochi, ma sono umani, sono persone, e che quella persona deve trovare una buona motivazione per la propria vita. Anche quelli che non lavorano più qui, che hanno deciso, come Tommaso, di andare in America, o come qualcun altro, di sposarsi, mi ricordo, venne una delle mie prime banconiere e dice: mi licenzio. Dice: ma come tu ti licenzi, Veronica? Dice: sì, mi licenzio, ma tu hai fatto qualcosa? Dice: no, mi sono innamorata e vado in Sicilia. E calla. Detto, che fai? Vabbè, in Sicilia. Si fa una festa, capito? Ti ha detto bene. Però noi dobbiamo cominciare a pensare che la vita è un cammino, è un viaggio. E non è solo per diventare più ricco di cimitero, per avere l'orologio o la Ferrari, ma è per avere quella che nel Rinascimento in Toscana si chiamava la conoscenza. Io sono convinto, dimmi, che sono 48 anni che faccio questo lavoro, sì, e che se mi impegno veramente per i prossimi 15 o 20 anni, sì, alla fine divento un bravo macellaio. E dai, su, che sei un giovane promettente, su, capito? E dai! E bisogna motivare e convincere, e ti dirò una cosa per questo. Ci sono posti che stanno peggio di noi. Noi ci si lamenta del bene. Perché è vero trovare le persone, ma tu trovi ancora persone estremamente non motivate. Il governo, tramite un amico macellaio, il governo norvegese, sì, mi ha chiesto di andare, come una volta ho fatto a Parigi, per i giovani macellai, i finalisti del miglior macellaio di Francia, tutti i ragazzi di 20 anni, a dare un'ispirazione. L'ispirazione, una motivazione. Motivazione. Ci sono i motivatori dappertutto, ci sono nello sport, ci sono nell'azienda, perché non si inventa un motivatore per i giovani macellai, no? Lo vedi Matteo Villani qui, Lorenzo Venturini, c'è Riccardo Ricci che ora ritorna, sono tutti macellai motivati. Sono motivati per scelta. Allora, l'importante è come, te ne ricordi Kill Bill? Sì, me lo ricordo, sì. Ecco, l'ha visto il maestro? Che sì, io... sì, 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 sì. Se noi, cioè, mi ricordo più Uma Thurman, a dire la verità, però, vabbè, pur, sì, mi ricordo pure il maestro. Capisco, capisco la motivazione, capito? Però me lo ricordo. Capisco la motivazione di ricordo. Quindi. Però ci vuole persone che diano un'ispirazione, che possono diventare anche testimoni. Quindi. Che possano sapere, c'è Dario, c'è Camassa, c'è chi tu vuoi, sì, 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 ma che siano persone con cui mi posso confrontare, relazionare, quello è molto più importante della moneta, poi ci vuole anche la moneta. Allora, quindi ci vuole. Perché le persone vanno pagate bene. Ci vuole la moneta, la motivazione, perché tu devi credere in un progetto, mi stai dicendo. Okay. E cambiare completamente il registro. Sono mentale. 49 persone che lavorano ora nel. Tu ce n'hai 49 dipendenti. Ok. 49. Ma probabilmente quando vieni. Oh, parliamo se chiaro, da. Vieni, lavora qui è figo.
cioè se te c'è un mondo, cioè wow. Ma può essere figo dappertutto. Te vi è il veleno, no, c'è via la moglie, no? Ah, dici... È figo perché 48 anni fa, quando io ho cominciato a lavorare, che avevo il culo in terra, non avevo nemmeno le mutande perché gli ultimi soldi erano stati spesi per le malattie dei genitori, non era tanto figo. Non era figo, no, no, no. No, lei io sono l'ultimo della mia generazione che è rimasto qui a lavorare, l'unico. Capito? Gli altri erano andati a Firenze, in banca, in dipendenti pubblici. Allora, là ci abbiamo, lì. Facciamola diventare la vita ganza, come si dice in Toscana. Là ci abbiamo ristoratori, macellai, perché questo video lo vedranno tutti i ristoratori carnivori d'Italia, tutti i macellai d'Italia. Allora, mo, proviamo, come cazzo si fa a far diventare la loro bottega fica? Rimboccatevi le maniche e tutti i giorni metteteci la passione più possibile del mondo. Ricordatevi un libro che avete letto da bambini, che si chiama Il Piccolo Principe, ma che è un libro più adatto agli adulti, anche ai bambini. Quando la volpe gli confessa il segreto del Piccolo Principe, gli dice: si vede bene solo con il cuore. In un momento di distrazione, che se non hai l'iPhone 14 Pro, come cavolo si chiama, non sei nessuno. Se non hai l'orologio Ganzo e la maglietta griffata con scritto Gucci o Pinco Pallino, non sei figo. Essere figo è un'altra cosa. E farsi un culo così, perché... Io mi sono fatto però perdonami, culo così, ma amici di Bracciola, quando dice culo così non guardate le mani, ma le braccia, cioè dovete, capito? Convieni? Così, nel senso e i gomiti. Cercate di fare sempre le cose per la vostra anima, per la vostra strada, perché vi fa piacere farlo. Lo fo perché mi fa piacere farlo, non perché guadagno più 10 euro o perché mi fanno il post ganzo sui social, che lo faranno dopo. Quando io ho cominciato a lavorare, fare il macellaio nel 1975, se ti avvicinavi a una ragazza, io avevo 20 anni, e tu gli dicevi fai il macellaio, per l'amor di Dio, non se, la accattavi nemmeno... Niente. Nulla. Che andavate, ma che mestiere andava di moda all'epoca? Andavano gli intellettuali magri, quelli un po' alla John Lennon, oppure per quelle un po' più concrete, sì, se dovevano sistemare, l'impiegato di banca. Che cozzalone praticamente, quello del posto fisso. Esatto. Tristezza, mamma mia. Ma tristezza, si dice ora tristezza. Cioè, tu mi stai dicendo che anni era? Anni. Che anni era? Erano gli anni 70. Trombava più l'impiegato del macellaio. Ma il macellaio non vedeva... Dall'orizzonte vedeva solamente carne. Non lo diciamo, non lo diciamo. Ok, è cambiata, speriamo che cambi, dai. Ma io non lo so. Speriamo di sì, no. Io so che quando si arriverà alla fine di percorso e qualcuno ti dirà cosa hai fatto della tua vita, ho cercato di usarla nel meglio modo possibile, cioè bravo, di mi fare piace. Quello che mi piaceva di fare. Bravo, mi piace. Senza far del male a nessuno, senza offendere nessuno, ma anche perché, Michele, un artigiano. Noi abbiamo parlato di filosofia spicciola, di citazioni letterarie, di Dante, di Piccolo Principe, ma un artigiano, quello che può fare nella vita è fare testimonianza di sé. Bravo. Lavorare tutti i giorni come se fosse il più bel giorno della vita e risolvere tutti i giorni 100 problemi per volta. Mi piace, qui ho tutto un aforismo a questa intervista. O se questa te la faccio diventare un libro in una settimana, questa intervista. Senti, visto che hai parlato di iPhone 14, la storia su Instagram, che lo sai se ti dico cos'è il food porn? Lo sai cos'è il food porn? Io l'ho sentito dire, però pensavo fosse un'altra cosa. Non lo so, no. Visto quelli che mettono quintalate di pistacchio sopra gli hamburger, quelle cose là. Ma io pensavo fosse un'altra cosa. Infatti sono rimasto piuttosto male. Qui non c'è food porn, qui c'è tanta ciccia. No. Beh sì, c'è tanta ciccia. Tanta sera. Ciccia. Senti, poi hai parlato. Anzi, il motto era viva la ciccia e chi la stropiccia. Stropiccia. Per ben 3 volte hai detto questa frase, in questa chiacchierata. Vabbè. Per non essere il più ricco del cimitero. Sì. Per non essere più ricco del cimitero, per non essere più ricco del cimitero. Là tu me fai l'assist, no? Ma tu quei soldi che ci fai? Li spendo. Ah. Perché sono convinti che sono fatti per spendere. Cioè, sono d'accordo. Però li spendo in progetti. Progetti, ok. Li spendo in progetti, perché lo sai qual è il mio pensiero più nemmeno più faticoso. Più presente. Sì.
è che tutte le persone che lavorano per me hanno una vita e hanno figli. È nata una valanga di bambini, anche perché i due terzi della ditta sono donne. Quindi perfetto, donne, mi piace questo fatto. C'è una media di età sui 22-23 anni, quindi sa, quell'età uno si dà da fare. E, è così. Anche perché la carne e io penso dimmi. Che uno può fare una famiglia, che uno può avere un mutuo da pagare, come ci sono bambini piccoli da crescere, e che la vita può diventare faticosa, allora non posso alleggerire la fatica, ma posso dare un contratto a tempo indeterminato, uno stipendio corretto, sì, e pensare come prima cosa, vedi, io il vino, il burro di Chianti, io ho un poco campo. Beh, una sì, camicia con le mucche, mi tengo sempre questa. Perfetto. Sì, non, sì. Con poco campo, ma è bene che tutte le persone che hanno posto fiducia in me abbiano una vita buona. Ok, senti, fammi fare una strisciata di... Magari un po' di passione tua me la trasmetti, a me non c'è, io ce n'ho di passione, però sì, vedo che c'è persone che ce ne hanno un pizzico più di me, mi piace tanto, aspetta. Ah, raga, questo, tu sei una droga in senso buono, cioè, fantastica sta roba. Io cerco di dare, come ti dicevo prima, una buona ispirazione. Senti, allora, io invece sono curiosissimo di una cosa, poi andiamo a chiusura, dai, poi c'è da fa. Allora, qui è venuto Netflix. Sì. Allora, Netflix quanti giorni sono stati per fare quelli? 47 minuti? 22 giorni. 22 giorni, e quanti erano? No, aspetta, sono stati 22 giorni con riprese dalle 8 alle 10 ore il giorno. Che la notte io avevo gli incubi, non avevo mai avuto, questo è un E di interviste ne avevi rilasciate, insomma, non eri proprio uno sbarbatello. Sì. 20 persone per 22 giorni. Sì. Ma fantastico, ti ha fatto impressione, tanta roba, no? Netflix, quando si muovono. Ma è impressionante. Ha impressionato, no? L'attrezzatura, l'organizzazione, ma è impressionante anche il fatto che siano venuti qui per me. E che io potevo non parlare solamente per me, ma anche per tutti. No, tu hai veicolato al mondo intero un grande messaggio, parliamoci chiaro. Cioè, sei stato un grande ambasciatore. Io sono un macellaio e quindi parlo anche, non pretendo di parlare per tutti, ma parlo per questo lavoro. Ecco. Bene, mi è piaciuto, bravo. Senti, segui il calcio? Io sono tifoso della Fiorentina, ma sono un tifoso anonimo. Anonimo, vabbè. Mi piace il ciclismo. Ti piace il ciclismo? Il mio babbo era uno dei più cari amici di Gino Bartali. Ok. E per me Gino Bartali è stato, l'ho conosciuto, l'ho frequentato fino a che non è morto il mio babbo, ma è per me la storia sua, quello che ha fatto nella vita è stato... Ah, quindi ti piace il ciclismo? Sì. Tra Indurain e Merckx, chi metti tra i due? Ah, io sono per gli italiani. No, grazie al cacchio. Vabbè, ovvio, pure tutti. Fantani. T'ho fatto la domanda sugli stranieri apposta, no? Gimondi. Pantani, okay. Gimondi. Dai, sì, fammi la tua, i tuoi tre preferiti. No, i ciclisti che ti hanno emozionato di più. Gino Bartali. Poi? Pantani e Gimondi, ok. Ma. Quindi quelli che faticano, quelli che... Sì. No, Coppi che era... un altro pianeta, sai, che vinceva così. Siamo a Panzano, siamo a 500 metri. Panzano in Chianti, venite, c'è bisogno, la comunità ha bisogno di ospiti, ha bisogno di sorrisi. Venite, qui c'è un fontanello e c'è, fino ad ora credo ne abbiamo fatto un'altra a Firenze, c'era l'unica scultura dedicata a Gino Bartali in tutta la Toscana. Bene. Era la vittoria del Giro della Toscana nel 1950, la parete di fango del maestro Silvano Porcinai, e arrivò al traguardo una maschera di fango, perché erano tutte strade bianche. Allora Bartali, magari non tutti lo conoscono, era praticamente in quel periodo, di che anni parliamo? Parliamo immediato dopoguerra, no? 50, anche era, se il Giro lo vinse prima. Era un grande campione, ma aveva sempre, diciamo, l'antagonismo di Coppi, che era di un altro pianeta. Quindi tu ami quelli umani, ok? Cioè, se tu stessi a Madrid, ti feresti l'Atletico Madrid, e non il Real Madrid. Se stessi a Torino, il Torino e non la Juve. Sì. Ok, bravo. L'importante è che se stai a Roma, tifi Roma, ok? Nel dubbio... Non mi avrei tifato Roma comunque. Bravo, mi piace. Avrei tirato Roma comunque. Senti, allora, ti ho fatto qualche domanda che non ti devo fare. Cioè, vuoi che ti faccio qualche altra domanda? Che ne so, magari c'è una cosa che mi volevi dire. A parte la sfera sessuale, ma sono felicemente congiunto da 20 anni. La moglie americana? Ripetente. Ma lo parlavi pure prima l'inglese? Ripetenti tutte e due. Ma io lo parlo, l'inglese non lo parlo mio. Non lo parli? Ah no?
No. Ah, non parli? Non mi entra in testa. Non t'entra, dice lì. Posso parlare francese, capisco lo spagnolo e il portoghese, ma non mi entra. Non comunque la Kim, che è adorabile, è stato non la fortuna, ma il culo della mia vita. Perfetto. Perché lo sai, mi diceva, tanto per fare un'altra citazione. Vai, c'è oggi citazione a gogo, regà. Niccolò Machiavelli diceva che nel successo di un'impresa il 50% è la capacità e lui il resto del 50% la chiamava fortuna. Fortuna. Però chiamo culo. Culo, sì. Botta di culo che non guasta mai. Cioè, capito. Però sempre, cioè, tu mi fai a sponda la fortuna di tutta gli audaci, no? Nel coso, nel menù dell'officina c'è il carpaccio di culo. Mi pare giusto. Perché una fettina di culo ci vuole sempre. Sempre, sempre, sempre. Beh, perfetto. Vabbè, se siamo detti tutto. Allora, io volevo trovare un difetto in tutte queste. Devi sapere che mi sto studiando da anni. Perché cerchiamo un difetto in quest'uomo, cioè della Fiorentina, vabbè. Stai peggio, stai messo peggio di me che sono da Roma, capito? Noi siamo messi, come siamo messi, capito? Che vuoi fare? E vabbè, mo mangiamo. Eh? Cioè, mo tu lavori, io mangio. Certo. Cioè, vabbè, se può fare, no? D'accordo, certo. L'officina della bistecca, il solo ciccio. Allora, aspetta. Il menù della panzanese e che più ne ha, più ne mette. Chiudiamo così. Chiudiamo così. Fammi queste citazioni di Dante famose in tutto il mondo. Fammela, diciamo, a onore di tutti i follower di Braciami Ancora. Allora, Dante, secondo la mia versione, che non è né quella ufficiale né quella apocrifa, è proprio la mia e basta. Apocrifa, senti che termine che hai usato. Dante apocrifa. È la più grande presa in giro della storia umana. La più grande presa per il culo. Sono 700 anni che gli studiosi si cervellano a capire chi era Francesca da Polenta, chi era Paolo e via e via. Tutto questo, ma lui racconta attraverso vite citate e messe in poesia, racconta tutta una storia dell'umanità, dai peccati alle virtù, ai vizi, per arrivare poi a una terzina che ti spiega tutto la somma. E che ti dice: l'hai capito, cretino, che è l'amor che muove il sole e l'altre stelle. L'amore per una donna, per un uomo, a seconda dei gusti e delle situazioni. L'amore per il proprio lavoro, l'amore per la vita. L'amor che muove il sole e l'altre stelle. Che tutto quello che avete letto, che vi ho fatto cervellare per 100 splendidi canti, si riassume in una terzina. O tu lo capisci. O non lo capisci, e se non lo capisci sono cazzi tuoi. Comunque, grazie Dario. Amici di Braciami Ancora, se per caso siete studenti universitari, portate questo intervento di Dario al vostro rettore e fatevi dare un po' di crediti, ok? Questo vale un esame universitario. Oh, è così, dai, su questo vale un esame universitario, questa nostra chiacchierata. Vabbè, Dario, allora, basta, finita qua. Ti ringrazio della disponibilità. Io ringrazio te, ok. Torno a Roma non squagliato, grazie all'avanzamento di mezzo metro, che è stato fondamentale. Ok, grazie mille. Ah, non solo, ma te, tu sei il nostro testimone, il nostro punto di riferimento, e meno male che tu ci sei. Ma io senza di voi non sarei niente, guarda. Senza le storie vostre io sarei uno scemo che come diceva, parla meno da solo. Male c'è Michele. Va bene. Ma Giacomo, abbiamo fatto tutto? Tu le immagini ce le hai tutte? Panzano in Chianti! No, venite a Panzano in Chianti, ragazzi, che è quasi meglio di Roma. Okay? E ricordatevi, ciccia, vino e rock and roll. E finisci.